con le vetture Rally 2 attese alla partenza e a inaugurare il confronto col numero 1 sulle fiancate della Skoda Fabia RS sarà Rudy Michelini. Il pilota lucchese, 11 volte vincitore della gara, cercherà il successo alla seconda esperienza sull'ultima evoluta auto Boema. Godranno delle potenzialità delle Skoda Fabia RS anche Antonio Rusce, Nicola Caldani e Gianluca Tosi, piloti di esperienza decisi a rendere incerta fino all'ultimo chilometro la competizione lucchese. Su altre Fabia Rally 2 presenti anche Andrea Matteone all'esordio sulla vettura, Filippo Puccetti, Mario Lazzareschi e Marco Ramacciotti, mentre su auto a quattro ruote motrici al via anche Mattia Vita e Natale Mancini, ambedue su GR Yaris R1T 4x4, oltre a Massimo Pucci su Ford Fiesta Rally 3. Preannuncia intensità la sfida a due ruote motrici con le Renault Clio Super 1600 affidate a Stefano Gaddini, Andrea Simonetti, Pierangelo Villa, Nicola Paolinelli e Nicola Boncristiani. Cercheranno conferme dalle Clio R3 Luca Pierotti, conosciuto protagonista dell'Albo d'Oro dell'evento, e Giancarlo Bugola, mentre utilizzeranno le Peugeot 208 Rally 4 Claudio Fanucchi e Michael Cecchi. Nella classe A7, quella delle intramontabili Clio Ineas, cercherà una posizione di rilievo in ottica assoluta Mauro Lenci, uno degli interpreti nella storia dell'automobilismo toscano. Ad assecondare lo spettacolo, per chi sarà presente sulle speciali, la presenza di due esemplari kit, le Peugeot 106 affidate a Marco Bertonati e Paolo Pieruccini. Grande, infine, la partecipazione dei praticanti nelle varie espressioni di categoria, elemento distintivo di un'edizione che preannuncia massima incertezza fino all'ultimo metro di gara. Si inizierà a sentire rumore di motori nella serata di venerdì 2 agosto con allestimento del parco assistenza negli spazi antistanti il parcheggio Palatucci di Lucca. L'indomani, sabato 3 agosto, le verifiche tecnico-sportive per gli iscritti e rispettivi team, prima dello shakedown su strada chiusa al traffico previsto a Mutigliano dalle 11 alle 15. Alle 17.30 l'attenzione sarà rivolta di fronte al Caffè delle Mura, teatro della cerimonia di partenza. Una cornice che lascerà spazio subito ai chilometri della prima speciale Pizzorne, di quasi 11 km, in programma alle 17.59. Il tratto inaugurale sarà ripetuto nella versione notturna dalle 21.49, preceduto da un lungo riordino al Caffè delle Mura di 1 ora e 25 minuti, a partire dalle 19.10, oltre ai 30 dedicati al parco assistenza previsto dalle 20.45. I primi 21 km di gara saranno archiviati con riordino notturno, sempre al Caffè delle Mura, con porcare interessata dal passaggio delle vetture per un controllo a timbro. Domenica 4 agosto la prima vettura a lasciare le mura cittadine accenderà il motore alle 9.30 per dirigersi verso il parco assistenza per altri 30 minuti dedicati dai team alle operazioni tecniche sulle vetture, prima degli 8,7 km della terza speciale Chiatri-Villa di Puccini in programma dalle 10.30. Successivamente il serpente dei concorrenti sarà chiamato ad esprimersi sui 6 km della Monteserra a Pisa col primo passaggio dalle 11.41. Una prova riproposta dopo diversi anni in due distinte versioni che garantirà l'edizione 2024 massima incertezza negli equilibri regalando al format un respiro più ampio. A seguire la Monteserra Lucca di 5,33 km in programma dalle 12. Le auto da rally torneranno a colorare le mura cittadine per l'ultimo riordino di gara previsto alle 12.35, anticipando il parco assistenza finale delle 14.35, sempre di 30 minuti. L'onere di definire la classifica finale sarà affidato ai tratti crono in programma, ripetizioni delle speciali Chiatri-Villa di Puccini alle 15.25, Monteserra-Pisa alle 16.36 e Monteserra-Lucca alle 16.55. Arrivo e premiazione sulla pedana dalle 17.30 al Caffè delle Mura, sempre a Lucca. La 59esima Coppa Città di Lucca regalerà ai praticanti ed appassionati il fascino della notte, delle fanaliere accese, elemento che contraddistinguerà il secondo passaggio crono sulla Pizzorne. La gara, oltre ad essere valida per la CRZ, Coppa Rally di Zona 7, chiamerà a confronto gli interpreti del TRT, Trofeo Rally Toscano, del Trofeo Rally AC Lucca e di altri a scopo commerciale. Tutte le info sono disponibili all'interno del sito ufficiale www.coppacittadilucca.it.